Allora devi staccarmi, mafio, datti subito una di acciaio, se no non si parte nemmeno. No, te lo dico perché ti conosco. Oggi non ce n'è di madonne, di chiese e di giardini. Oggi si va a vedere una cosa nuova. Lo so, amico mio, siamo fiorentini, io lo sono come te, le cose nuove non ci garbano. Quando ci spostano le nostre cose, si va fuori di testa, ci si fa la popò addosso o ci si mette ai limiti il cappello rivoluzionario cubano. Però dopo tanti anni tu ti puoi fidare di me e ti dico che questa cosa merita davvero. Pochi mesi fa, a maggio di quest'anno, ha inaugurato il museo H0, una cosa completamente nuova, uno dei plastici più grandi d'Europa, dove l'assoluto protagonista è il treno. E quindi stazioni, passeggeri, valigie, ogni cosa, ogni dettaglio è curato alla perfezione. Mancano gli scippatori, quelli effettivamente non ci sono, se fa la stazione perfetta lo scippatore ci deve essere. Ciao! Ciao Mimmo! Ciao! Va a scuola? Sì! Va a studiare, sennò tu finisci come Wikipedia. Fai bravo, ciao. Un bacio Mimmo, ciao ciao. Un progetto, pensa, nato circa 50 anni fa grazie all'imprenditore Giuseppe di San Giuliano, che negli anni 70 iniziò a collezionare così per divertimento i primi modellini, i primi trenini. Solo che poi da un divertimento iniziò a diventare un'ossessione quest'uomo, non andava più nemmeno a lavorare, tanto che sempre a comprare trenini. Un giorno infatti la sua moglie lo prese da una parte e gli disse: "Dai retta Giuseppe, ma non sa mia la stazione di rifredi, porta i trenini da un'altra parte". Dice: "Amore, sì, ho capito, ma io ho speso mezzo miliardo, che mi mandi via?". "Non è che ti mando via, però noi tutte le sere siamo stati andando a dormire in garage perché tetta trenini, portali da un'altra parte". Fu così che Giuliano si trasferì in un capannone a Scandicci, ma anche lì senza zolfo. Nel 2016 quindi si decise di rilevare il vecchio cinema Ariston, chiuso ormai da 20 anni, vicino Piazza Santa Maria Novella. Da lì la svolta, perché finalmente si è trovato in modo di far godere, di far fruire questa meraviglia non solo ai fiorentini, ma anche ai turisti di tutto il mondo. Come quei due sposini, ora vengono anche loro ai museo. Amico mio, ma qui la gente perde la testa davvero, e non solo i modellisti. Qui i bambini impazziscono, anche perché qua c'è tutte le situazioni. È un po' tutto ambientato in questi paesaggi immaginari, ma che ricorda il nord Europa. Ma la cosa più ganza alle ore, quando cala la notte. Cioè si passa dal giorno alla notte, e poi che si fa? Si va in chiesa, si va in discoteca, cioè sembra proprio d'essere veramente in un'altra realtà, in un altro mondo. No, ma questo è il motorino e si pare davvero io e la mia nonna. Quando curvo non fa così coi capo. E poi vabbè, che tu fai? La bandiera della Fiorentina nel paesaggio nord europeo tu ce la metti? Chiaro che sì. Allora, oggi ti ho fatto godere, di la verità. Ora ti può godere ancora di più perché ti do qualche dato per capire meglio. Allora, sono 280 metri quadri di paesaggio in miniatura, oltre 1000 lampioni stradali, 121 semafori, 147 scambi, 359 tratte e quasi un chilometro di binari. Il che manca a tutto questo? Il che manca? Il che manca? Mancano i vigili! Amico mio, mancano i vigili e le autovelox! Che le autovelox? Quelle 900 metri prima e 100 metri dopo! Se tu vai a 51 ti fanno 200 euro di multa e ti danno 20 punti alla patente! Di plastico non c'è nulla e non hanno neanche il progetto di metterlo! Quindi se vuoi un posto franco, un posto, come dire, neutro, dove poter vedere sfrecciare la gente a 200 metri, quello è il posto giusto per te. A Firenze in un posto non ci sono i vigili. Cioè io ti fa godere, però stavolta mi sa che ho esagerato.